La città delle Palme ospiterà la mostra Il Novecento a Bordighera dall'Europa all'America, cronache. Una mostra dal grande significato che racconta anni di incredibile fervore artistico e culturale che Bordighera ha vissuto negli anni 50 e con i pittori americani, quindi pittori italiani e pittori americani. Quelle tele che Bordighera non vedeva dagli anni 50, che oggi vengono riproposte in una mostra davvero molto bella, che chiude un percorso culturale della nostra amministrazione, iniziato con l'evento di Monet. Sono state 18 le mostre che abbiamo portato avanti in questi 5 anni. Posso dire con orgoglio che Bordighera anche in questo periodo ha maturato una sua diciamo vivacità che non conosceva da anni, e devo dire che il mio ringraziamento va anche in questo caso oltre a Marco Balbo, l'archivio Balbo, a Claudio Gavioli, all'ufficio turismo, all'ufficio staff del sindaco, che in questi anni si sono davvero impegnati per portare avanti questi progetti che auspico possano essere anche per il futuro, a prescindere da chi amministrerà la città di Bordighera. Sono circa una cinquantina di tele, di cui 10 dei pittori americani. L'evento si terrà nella magnifica cornice della ex chiesa anglicana, uno dei posti che ha ospitato le mostre più importanti di questo quinquennio. È l'auspicio che chi seguirà nell'amministrazione nel prossimo quinquennio abbia quella stessa passione che abbiamo avuto noi, perché Villa Regina resta il polo museale più importante che la città di Bordighera conosce, e un patrimonio di tutti i cittadini della provincia, e attualmente abbiamo un bando che scadrà i primi di giugno. Auspichiamo che ci siano più proposte culturali, e all'interno di queste l'amministrazione farà la sua parte, perché ricordo che la città di Bordighera ha ottenuto un bando sul PNRR, 200.000 euro, e una buona parte di questi verranno investiti proprio per un progetto museale su Villa Regina Margherita. Sono felice e orgoglioso di annunciarvi la seconda mostra del progetto Novecento a Bordighera dall'Europa all'America. Questa mostra si chiama Cronache e parla del periodo più eclatante dell'attività, della vita culturale e artistica di Bordighera. Nel secondo dopoguerra si è creato un centro culturale a Bordighera, prima spontaneo, poi dopo nel 1954 è diventato un organo del Comune di Bordighera, che ha organizzato prima le mostre delle Cinque Bettole e poi a seguire le mostre di pittura americana e altre manifestazioni collaterali come la Scuola di Belcanto e altre mostre internazionali, per non dimenticare il Salone dell'Umorismo, che è stata per molti anni una delle manifestazioni principi di Bordighera. Questa mostra in particolare comincia, viene, l'inaugurazione è il 13 aprile e la mostra dura fino al 7 maggio. Alla domenica continuiamo la fortunata iniziativa dei concerti diffusi, sempre in collaborazione con la Sinfonica di Bordighera del maestro Massimo Dalprà, e per la chiusura della mostra avremo il concerto del quartetto Novecento, che non potrebbe essere un concerto migliore, almeno per il nome, per una manifestazione dedicata al Novecento. I concerti saranno, come anche la mostra ovviamente, a ingresso libero, e sarà favorita la libera circolazione della mostra durante i concerti.